Ma possiamo dire che è cominciata come era finita, insomma, questo mi pare abbastanza chiaro perché le difficoltà che il Palermo aveva nel finale della scorsa stagione si sono concretizzate anche in queste prime due partite. È chiaro che a Bari, non in inferiorità numerica, con un Bari non in inferiorità numerica, un pareggio sarebbe stato un ottimo risultato, però visto l'evolversi della partita e le possibilità che i rosanero hanno avuto per vincere questa partita, dobbiamo dire che bisogna un po' riflettere sulle difficoltà di questa squadra. Sono legate a una gestione, quindi rispetto al riferimento che tu hai fatto alla panchina dell'allenatore che non riesce a far sviluppare alla squadra un gioco che possa alla fine concretizzarsi, oppure abbiamo sopravvalutato alcuni giocatori che ritenevamo buoni, anzi ottimi per il progetto di raggiungere la Serie A, e invece dobbiamo constatare che le cose non stanno così. Io credo che l'analisi va fatta in maniera molto ampia per capire dove sono i punti di criticità, e comunque credo che quando una squadra non riesce a superare un'avversaria che per 35 minuti più 8 in 9 uomini, e poi consideriamo che l'ultimo quarto d'ora anche Menez praticamente era formalmente in campo ma non valido, probabilmente qualche limite dalla panchina c'è, perché il Palermo in questa fase ha fatto esattamente tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare.